A me in strada serve solo un pezzo di legno e delle scarpe, poi il resto viene da sé. Sono Antonina Carollo, ho 40 anni, sono nata a Palermo, ho quasi due lauree, un master alla Bocconi e sono un'artista di strada. Il mio nome d'arte è La Tonà. La Tonà è uno degli stili del flamenco, uno dei primi, l'originale, quando si ballava senza musica. Il mio primo viaggio in Spagna risale a quando avevo 4 anni con la mia famiglia. Da lì è nato qualcosa in me in quanto cominciai a vedere questa danza e mi innamorai. Mi sono ritrovata a fare la missionaria a Siviglia. Sono sempre stata molto credente e sono sempre stata lì pronta ad aiutare gli altri. Era come un destino già segnato. Io ovviamente mi dovevo mantenere da sola. Mi feci fare una tavola di legno, comprai un altoparlante, un carretto, disegnato per bene come se fosse il carretto siciliano, e lo trainavo con la bicicletta e andai per la prima volta all'Avenida della Costituzione. Il primo giorno stavo male, ansia, pianti. Quando io mi vedevo quella enorme folla attorno a me, io avevo paura, perché adesso come faccio a gestirla? Però facevo solamente quello che io sentivo di fare nel mio cuore, quindi ballare. La strada mi ha insegnato tanto. Sono pronta per un nuovo palco, anche se non nego una fortissima emozione.